Siamo a Serra San Bruno, il comune più importante al voto nella provincia di Vibo Valentia il 20 e il 21 settembre. Per Serra Insieme, il candidato Biagio Figliucci, docente imprenditore, perché ha deciso di scendere in campo? Ho deciso di scendere in campo fondamentalmente perché negli ultimi 30 anni ho visto Serra San Bruno perdere sempre più centralità. Con questo che cosa voglio dire? Perdita di servizi essenziali, INPS, giudice di pace, depotenziamento dell'ospedale. E molto probabilmente perderemo presto anche l'Agenzia delle Entrate. Quindi da imprenditore e da docente che sul luogo lavora tutti i giorni e quindi investe anche dei soldi, ho sentito la necessità e ho sentito anche il chiamo degli amici e delle persone con cui lavoro, la necessità appunto di mettermi in gioco e di provare a fare qualcosa per il mio comune. Perché gli elettori di Serra San Bruno dovrebbero riporre fiducia in lei e nella sua squadra? Guarda, in me e nella mia squadra è semplicissimo, perché comunque siamo persone, anche la mia squadra, che come me siamo nel servizio 24 ore su 24, ogni giorno. Io personalmente nell'imprenditoria la faccio servizi e quindi tutti i giorni sono a contatto con la gente. E anche la mia squadra sono imprenditori, sono professionisti, sono genitori e sono operai che comunque ogni giorno lavorano su Serra e soprattutto sono persone lontane dalle poltrone politiche e che il loro fine ultimo è quello, il bene comune e il bene di Serra San Bruno. Tra le priorità da affrontare qui a Serra San Bruno, anche in virtù della crisi economica, al di là della crisi sanitaria scaturita dall'epidemia di coronavirus? Guarda, innanzitutto devo dire che noi raccogliamo un'eredità brutta, siamo in un predissesto finanziario, questo è dovuto, non possiamo ringraziare di certo i politici locali degli ultimi 30 anni per questo motivo, perché è stata fatta una gestione del bene comune, è stata fatta una gestione pessima. Quindi abbiamo questo mattone che pesa addosso, che è il predissesto finanziario, dal quale dobbiamo cercare di uscire prima possibile. Come si esce? Cercando di limitare le spese, cercando per esempio di ridurre i costi dell'energia, cercando di fare degli incarichi precisi e soprattutto abbiamo anche fiducia in un provvedimento del governo, perché ultimamente molti comuni soffrono di questo. Uno degli ultimi, io so che c'è stato un provvedimento di aiuto per il comune di Reggio Calabria, quindi spero che anche per noi ci sarà qualche aiuto di questo genere. E poi contenere le spese il più possibile. Poi ovviamente dalla parte mia dovranno essere valutate benissimo le carte e vedere anche qualche altra strategia da intraprendere proprio per uscire prima possibile da quello che è un piano di rientro finanziario di un ventennio si parla. Quindi cerchiamo di uscirne prima di un ventennio, che è importante. Qualche altra priorità da affrontare? Le altre priorità da affrontare, la primissima priorità è quella della collaborazione socio sia sanità-scuola per le riaperture delle scuole in sicurezza, perché è importante, già dal 24 di settembre le scuole dovranno riaprire e dovranno riaprire in sicurezza, perché è molto importante l'istruzione. Poi abbiamo nelle priorità la sicurezza delle strade interne, e abbiamo alcuni punti del nostro comune che sono ad alto rischio, e poi un'altra cosa importante sarà anche la lotta delle strade extraurbane, perché come voi sapete abbiamo pessimi collegamenti da qui, soprattutto con la provincia di Vibo, dove ci dobbiamo per forza di cosa interloquire, anche perché tutte le sedi sono lì. E poi il bene comune principale, che è un nostro diritto che oggi manca, sembrerà strano, ma Serra San Bruno manca la qualità dell'acqua, in alcuni punti del paese manca anche la portata dell'acqua, quindi dobbiamo intervenire sull'aspetto sia sanitario, tra virgolette, in quello di potabilità, e sia sulla rete idrica, perché attualmente è molto deficitaria.